So, after having met almost every participant, I see that there is a big scope in this group from beginning or relatively beginning meditator to quite a number of very experienced meditators and quite a number of. average meditator so we have everything, every, everything possible quindi dopo aver incontrato e conosciuto quasi tutti i meditanti eh, oggi eh, posso dire che eh, abbiamo a che fare con un panorama variegato di meditanti da eh, coloro che hanno appena iniziato e che sono veramente all'inizio ai meditanti più esperti e a chi insomma è verso l'essere esperto. So what to talk about? E quindi di che cosa possiamo parlare? What I usually talk in the, one of the first days is o, also mentioning certain that can arise with the um, ciò di cui sono abituato a parlare eh, nei primi giorni di ritiro eh, sono appunto le difficoltà che si possono incontrare durante la meditazione. Because meditation is, of course, not only about. Uh, 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 light and uh, Is there are also uh, difficulties to face. Eh, perché la meditazione non ha solo a che fare con eh, la semplicità, eh, il comfort e la leggerezza, ma ci sono anche situazioni difficoltose. While, on the other hand, in the practice the, um, the wholesome mental factors are growing, and as they grow e al contempo eh, con la meditazione eh, vanno sorgendo e sviluppando quegli stati mentali eh, quei fattori mentali positivi e benefici che in un qualche modo sono di sostegno di supporto e vanno a riempire la mente e il cuore so, this can be a topic in the following days. E questo può essere uno dei temi eh, da affrontare nei prossimi giorni. But anyway, difficulties are uh, one says they are ground for the mill. They are mm, something actually important. E, comunque le difficoltà sono eh, qualcosa di importante da affrontare. And it is important here quite some can e sono importanti perché eh, sono un'opportunità di eh, apprendimento. And they are e ci si può lavorare su. And can be also una cause of growing. E possono essere eh, causa di eh, crescita. So in Vipassana meditation there can be and mentally. Quindi, nella meditazione di Vipassana ci possono essere delle difficoltà sia a livello fisico che a livello mentale. E in realtà, solo quando il factor di equanimità è stato maggiormente sviluppato. Uh, this difficulty cease. E solo quando um, il, um, il fattore dell'equanimità eh, il fattore dell'illuminazione dell'equanimità è ben sviluppato, eh, queste difficoltà possono veramente cessare. Still, even then, tiny difficulty still can be there, and I will speak about this at the end e comunque in ogni caso possono perdurare delle mh, piccole e sottili difficoltà ma di questo ne parlerò verso la fine ma ora è piuttosto utile parlare di quello che ci si può aspettare all'inizio della pratica e anche i meditatori experienced meditators. Do Uh, meet those difficulties at <coughs> times. E anche i meditanti di di maggiore esperienza incontrano questo tipo di difficoltà di quando in quando. But one might get more used to them with the time and not take it too personal. ma eh, in un qualche modo ehm, ci si abituano ehm, sono abituati ad averci a che fare. Ehm, and, the, the last part, sorry. and then one might not take it too personally. Mm. E, e in un in un qualche modo non la si prende più sul personale, mm. so the classical so-called challenges that arises, uh, as uh, most of you know. What is called the five challenges or I call it or the five hindrances of concentration. E quindi quelle che vengono generalmente classificate come le difficoltavole cinque e um, um, cinque ostacoli. Yeah. And I just shortly go into that. Uh, uh, they usually arise sometimes a third day of a retreat sometimes fourth day sometimes fifth day sometimes all together mm. Quindi um, cercheremo di attraversarli in maniera in maniera breve eh, sappiate che eh, generalmente possono sorgere verso il terzo il quarto o il quinto giorno del ritiro Sometimes second day <laughs> Ma a volte anche il secondo giorno <laughs> But uh, uh, uh it's not the end of the journey ma eh, non è che il viaggio finisca lì, yeah. then at some other, uh, they might e ci sono anche occasioni in cui possono sorgere nuovamente, yeah. specialmente quando. when a certain phase ends and a new phase arises soprattutto quando c'è un passaggio da una fase ad un'altra ad una nuova they also tend to arise when a meditator does a certain uh, uh, has a certain meditation object and is asked to change the meditation object Quindi può capitare quando ehm, il meditante è abituato ad un oggetto di meditazione e gli viene chiesto di cambiare oggetto. Mm -hmm. Anyway, so these are just to, uh, um, to mention them. The, uh, uh, the sensuality, the sensual craving e quindi, semplicemente per menzionarli, è, è centrale la, la brama. Yeah, e generalmente la mente pensa, se ottengo questo sarò felice. È un po' Sense e quindi è una sorta di um, ehm, allarmarsi, ehm, rincorrere gli oggetti sensoriali, okay. That blocca la presenza in the here and now. E, ehm, e quindi questo blocca la nostra presenza nel qui ed ora. So that can be just a slight Yearning for something that can be a very strong drive, uh, uh, and thinking, uh, even uh, um, thinking a lot about whatever sensual objects. e quindi ci si può um, anche dare molto da fare per riuscire ad ottenere quello, e, e, e quindi a um,

Notare che quando eh, pensiamo, ah, se solo avessi questo allora sarei felice, ehm, notare che eh, non è detto che questo poi accada. But if the desire cesses by itself, then also the dilemma is solved. E se il desiderio ehm, cessa eh, di per sé, eh, il problema in un qualche modo è risolto. And desire is also.

Ma al desiderio di per sé. E stare seduti con questo, eh, con questo desiderio: è piacevole. Or is this a or o c'è una sorta di tensione o qualche mm -hmm. altra sensazione. So, no, when it's not there. appreciate when it's not there no uh, sorry to know when it, it is not there, the desire but on the other hand also not uh, being harsh on yourself or judging yourself for having desire mm. we are human beings with eyes ears ability to touch so we are sensual beings so it's something can say quite natural ma al contempo è importante non, um, non essere troppo duri con se stessi non giudicarsi perché è perfettamente naturale in quanto essere senzienti e, e, e dotati dei sensi di provare desiderio still it's important to learn about it e comunque è importante eh, imparare, impararne al riguardo. The second is, uh, ill will or e, mm, il secondo ostacolo è la malevolenza o l'avversione. E dice: Se questo non Ha a che fare con il: eh, Se non ci fosse, sarei felice. Uh, or if these sounds would not be there i could meditate se non ci fosse quel rumore potrei meditare or if my knee wouldn't pain i could meditate se il mio ginocchio non mi facesse male potrei meditare and so on so this also sometimes is uh, uh, manifesting as a kind of Complaining mind. E, e così via. E, um, questo si manifesta come la mente che. Um, uh, complaining. Si lamenta. si lamenta. Scusate. La mente che si lamenta. Si lamenta. Lamentia. Ah, yes, ah, yeah, we have a similar word in German. Lamentia. <coughs> Lamentia? <laughs> <Lamentieren? Yeah. laughs> Okay, yeah. And uh, it also can manifest this kind of forms of anger and so on. It si può manifestare anche sotto altre forme come per esempio la rabbia. See, once in uh, the meditation center in Myanmar, and there, especially 20 years back, or more than 20 years back, the beginning, the meditation centers have been mainly in Big towns. Um, ricordo che eh, nei centri di meditazione in Myanmar, almeno questo vent'anni fa, ehm, i, i centri erano collocati nelle città. So, the meditation center of my teacher at that time, era uh, Uppandita, was uh, just newly built and not finished. E um, il centro di meditazione del mio insegnante, Sayadou Pandita eh, a quel tempo non era, era ancora in costruzione, non era ancora stato ultimato. Plus there were roads on due of the E quindi c'era mm -hmm. un, un viavai di macchine che incrociavano le strade. So it was really noisy ed era molto rumoroso so I I can't there. e quindi ho pensato non, non, non posso meditare lì e poi c'erano anche molti rumori eh, metallici eh, di appunto queste, queste costruzioni in corso So then I with the about that. E quindi mi sono lamentato con l'insegnante al riguardo. But he only, Did you note it? <laughs> <laughs> ma lui semplicemente eh, mi, ha, mi, ha, mi ha risposto, ma lo hai notato? So what is, Not as eh, quello che mi ha suggerito è stato molto semplice, semplicemente notalo eh, come udire. So, of course, this didn't work immediately to relieve the aversion.:: But it pointed the, uh, the mind towards including these sounds and or even turning towards some kind of hearing meditation. ma ha permesso di inclinare la mente all'inclusione eh, dei suoni e di altri elementi nella meditazione. And yes, it was e sicuramente non era un, era un suono spiacevole. Ma non ci si poteva fare affidamento su quei suoni, a volte c'erano e a volte no. And after some time it became Semplicemente boring. E dopo un po' semplicemente è diventata una cosa noiosa. So uh, the mind could now include the other objects again. E in questo modo la mente era pronta ad includere nuovamente altri oggetti. So it just became some part whole landscape. E semplicemente eh, questi suoni diventarono parte del, del panorama. Oh, e yes, sì, era possibile praticare e essere presenti anche uh, in un centro di meditazione. E sì, a quel punto era possibile eh, praticare e meditare anche eh, in un centro di meditazione così rumoroso. Ma ovviamente, questa aversione può anche qualcosa di altro ma eh, ovviamente questa avversione può trovare altre vie So again here it's important to recognize it and uh, and not just getting caught by uh, all those uh, uh, thoughts that going along with it e ancora una volta ciò che è importante in questo, anche in questo caso è notare eh, che cosa accade senza farsi mm -hmm. eh, prendere da, da ciò che accade. Some get aversion their own Ad esempio ci sono persone che provano avversione verso i propri pensieri. Yeah, per esempio, la mente è troppo irrequieta, e quindi uh, sorge avversione. So here, just know that e, e quindi semplicemente notare che c'è, and try to kind of open into that where you think if it wouldn't be there, it would, I would be happy, but kind of include. E quindi cercare eh, di aprire, di, di includere, eh, nonostante quella quella sensazione del ah se non fosse lì sarebbe meglio. So sensual uh, mm -hmm. desire, then uh, aversion and ill will, and then we have the uh, mm, I would call it now mental inertia kind of. Mm -hmm. Mm -hmm. Yeah. E, mm, quindi eh, abbiamo visto i piaceri sensoriali, la brama sensoriale, e la malevolenza, avversione e ora abbiamo questa che definirei eh, l'inerzia mentale. Yeah, so, mind, tired mind. Quindi questa mente, eh, questa mente stanca, mm. pigra. Grazie. Pigra, Pico. sluggish, pigra. Okay. Mm -hmm. Mm -hmm. Never heard that word. <laughs> <laughs> so, well, I don't speak about too much about that. It's just something. It can also be expected at times. quindi non ne parlerò più di tanto però è semplicemente qualcosa che mm -hmm. c'è da aspettarsi di tanto in tanto mm. We might be e, è bene essere pazienti e potrebbe essere interessante scoprire come si manifesta nella mente e nel corpo e questo è molto importante come verso or this phenomena. E è interessante indagare eh, la, la relazione nei, con questo fenomeno. Some people they complain about it, some people they are criticizing themselves for it, some people are doubting themselves for it, and other people are interested in what's going on and they can describe quite s several phenomena that goes along. typical with this kind of what Sluggish mind eh, mente pigra <laughs> of mente pigra <laughs> <laughs> quindi eh, c'è una, una vasta casistica di, eh, di opzioni eh, nell'approccio a questa mente pigra. Eh, c'è chi se ne, ne lamenta, eh, c'è chi ne risulta annoiato, e c'è chi invece eh, si arrabbia o si mh, mh, insomma si, mh, si giudica, o anche chi ne è incuriosito? No. So, and then the next is restlessness and worry. E poi abbiamo eh, il prossimo, eh, e, e il timore. So that the mind is quite agitated. There's a lot of mm, thoughts uh, chasing each other. Quindi eh, la mente è agitata, eh, ci sono un uh, sacco di pensieri che si rincorrono l'un l'altro, uh, kind of, uh, oppure può essere anche una sorta di um, agitazione e requietezza fisica, ok, quindi so, open mind that even allows this unblessed state to some extent might help. E anche in questo caso eh, una mente aperta che permetta la presenza di questo eh, stato mentale può essere di aiuto. And rather having just few meditation objects e piuttosto che avere eh, pochi oggetti di meditazione, è meglio non saltellare tra troppi oggetti di meditazione, è meglio piuttosto averne pochi. Mm. E poi, usualmente, quando questi tre o quattro. Uh, have been there, then doubt e quando um, sono presenti uh, due o tre stati mentali, poi sorge il dubbio scettico. E quindi uh, sorge il, il pensiero: ah, ma come posso farcela? Non ce la faccio? Dove mi porterà tutto questo? This is not for me questo non fa per me mm. or sometimes is, it, is it, am i doing it right or i've kind of uncertainty eh oppure una sorta di incertezza ma sto, sto facendo bene so here it's one th thing that can be important is to, to ask question in the personal colloqui. E a questo punto è importante eh, riguardo a questo aspetto fare delle domande durante il colloquio personale. But it's also important to realize that and to uh, kind of not just in these uh, expanding thoughts but to also reconnect to the the present moment. Ma al contempo è anche importante non farsi prendere da questa, da questa rete di pensieri continui, ma tornare alla semplicità del momento presente. Well in, in, in the Korean Zen or Korean tan they speak of the don't know mind. è <coughs> uno zen un chan coreano parla della eh, De, again the don't know mind. della mente che non sa yeah. and that can be very important attitude e questa può essere un'attitudine molto yeah. importante uh, so that allows us also to just step into present moment without knowing <coughs> Where will this lead? Is this right for me? Is this wrong? Just step into that present moment. E questa mente, in un qualche modo ci permette di stare eh, nel, nel momento presente, pur non sapendo. Mm -hmm. and that a and peace. E questo porta eh, semplicità e pace. Mm -hmm. however, this skeptical doubt can enter from many different sides. on the other hand, it can also pass away quickly, e and instead of it suddenly, confidence is there, or faith is there. E um, altrettanto può uh, passare rapidamente e, um, e lasciare spazio a, um, a un senso di sicurezza e di fede e fiducia. Se hai solo un sito così o un sito sitting, dove c'è il doutor? E se avete avuto una, una seduta eh, piacevole mm -hmm. o positiva, che dir si voglia, dov'è il dubbio? Yeah. So, you can see how this is to e quindi è possibile vedere come tutto questo cambia a seconda delle circostanze. Quindi ora vorrei passare più da queste cinque e ora vorrei procedere ad andare oltre a questi cinque ostacoli. However, I, uh, list here is, might be e, tuttavia, le cose di cui vi dirò ora uh, sono in un qualche modo collegate. Quello really che veramente per alcuni meditatori o a volte può uh, diventare difficoltà è il wandering mind. Um, allora quello che può risultare eh, difficile per i meditanti ehm, è ehm, la mente che si ehm, vaga. Che, vaga che si perde in giro. Mm -hmm. And uh, <coughs> this kind of wandering mind means there are really trains of thoughts and it goes from one thing to the next and it can we can spend 5 minutes, 10 minutes. E quindi, cosa intendiamo con mente che vaga? Um, queste, catene, quest, queste catene di pensieri che si susseguono l'un l'altro e dai quali ci facciamo prendere, che possono durare alcuni minuti o anche, o, o anche di più, ad un certo punto eh, non, non ci ricordiamo più a che punto eravamo. Quindi la prima cosa eh, da fare quando ne siamo consapevoli è di non giudicarci. Some say, I with mm. eh, ci sono persone che dicono: mi sono colto nel momento del pensare. So to

Quindi potremmo anche dire: Oh, è quasi una sorta di risveglio che sta accadendo. So, and then C. Sometimes the drive that the thinking mind continues is very strong. E, e a volte eh, questa mente che pensa eh, ci guida in maniera molto molto forte, predominante. S sometimes it helps if we note the is also eh, A volte è interessante notare la mente che pensa, perché anche questo è pensare. So you are mm, exchanging the Thinking mind with a thought that describes what's happening. Quindi è una sorta di um, scambiare la mente che pensa con ciò che sta accadendo, and this kind of can cut it, e in quel momento è possibile recidere, yeah, and sometimes we might just label it thinking. but you at times especially if there are recurring kind of thoughts that are somehow similar you might have a certain specific n label like uh complaining planning uh or uh maybe sorrowing or something Quindi eh, rispetto alla nota mentale eh, semplice di pensare eh, si può essere più eh, dettagliati, accurati e andare a descrivere eh, lamentarsi ehm, e non mi ricordo gli altri esempi. Eh, pianificare, um, disperarsi, and, yeah. dispiacersi. Yeah? Ok. You don't have to think very long what kind of thoughts Has this been just if it's obvious ma non dovete stare a pensarci su più di tanto rispetto al tipo di pensiero che dovrebbe essere una cosa immediata, yeah, or maybe in your mind you are meeting a certain person and you're talking to that person, and it goes on and goes on and ten minutes later again you meet the same person and then you again talk to this person, then you might just call it either talking or. Un meeting o qualcosa. Potrebbe anche accadere che nella vostra mente eh, incontriate una persona con la quale state a parlare per, eh, un, per, per un po' di tempo e poi che magari sorga di nuovo nella mente un pensiero in cui state di nuovo parlando. Ecco quello può essere, eh, può essere etichettato come parlare. So, sometimes. this helps and it also can help to recognize a certain topic of thought when it's arising again mm. questo può essere d'aiuto per riconoscere una certa eh, tipologia eh, di, di pensieri una volta che sorgono nuovamente sometimes nothing helps it recurs and recurs and it needs to also see is there any kind of emotion e involved E a volte accade che non ci sia nulla che sia veramente di aiuto se non eh, osservare questo continuo ripetersi e, eh, e notare se c'è una qualche emozione coinvolta. So sometimes just recognizing oh here is uh, sadness or anger or wherever. Uh, then gives a clearer picture and, uh, and that can uh, Then make a difference. E quindi notare eh, un'emozione un che sorge con, uh, con quel pensare può essere utile per avere ehm, una visione più generale di insieme. Mm -hmm. So, another possibility is that when there is a train of thoughts, and there is you detect a space in between two thoughts, then use this space. To to the and può anche capitare che eh, in una catena di pensieri ci sia un po' di spazio tra un pensiero e l'altro. Quello spazio tra un pensiero e l'altro può essere un momento per tornare eh, al territorio. sometimes primario. it simply needs a clear decision, per stop. O a volte è necessaria semplicemente eh, una, una presa di posizione, una, una chiara decisione per, mm -hmm. per fermarli. Ok. What is important is that we move from the content of the thoughts towards the pro seeing the process. Um, ciò che è importante è spostare l'attenzione dal contenuto del pensiero al processo del pensare. Ja, yeah, so altri, we never can the per uh, esempio the impermanent nature of thoughts altrimenti non ci sarà possibile eh, realizzare eh, la natura impermanente del dei pensieri Or the of o l'assenza di un sé nei Otherwise pensieri just my eh, altrimenti saranno i miei pensieri altrimenti saranno i miei pensieri so in that sense it's important to be aware of thinking when it's happening e in questo senso è importante essere consapevoli eh, del processo del pensare quando accade, perché è una parte importante e grande della nostra vita, ma possiamo mm, in un qualche modo illuminarla, portarci una luce. See, uh, there in the Myanmar in Ad esempio in questo monastero di cui vi parlavo in Myanmar non era, non era possibile durante il colloquio eh, riportare all'insegnante eh, nessun contenuto dei pensieri. Observed, Ma solo ciò che si osservava e eh, di ciò che accadeva ai pensieri. E all'inizio pensavo, ecco, non, non mi capiscono. And especially having such genius ideas that one wants to <laughs> <laughs> e, e soprattutto eh, quando eh, c'erano queste, queste idee geniali, ma era utile e di supporto per notarli e poi lasciarli andare, quindi il wandering sometimes can be a volte può essere un challenge. Quindi la mente che divaga eh, a volte può essere eh, una difficoltà. Another challenge can be uh, well uh, pains where we are not inclined to handle them or not able to handle them. Eh, Un'altra difficoltà che si può incontrare è quella del, del dolore, soprattutto quando abbiamo delle difficoltà o non siamo abituati ad averci a che fare. And here, of course, we have to make a difference between certain pains that we know we have a weakness. E, e in questo caso è importante essere consapevoli di quei eh, dolori mh, verso i quali abbiamo una, una debolezza. To take care of. E In questo caso è necessario averne cura, prendersi cura. But then there are pains that are just. Posture pains. ma poi ci sono altri tipi di dolori che hanno a che fare con la postura there are the pains. e poi ci sono anche i dolori della vipassana Which arise out of of che eh, sorgono eh, a seguito dello sviluppo della visione profonda perché a volte la mente molto chiara può kind of focus con uh, certe sensazioni che usually non feel. Perché una mente eh, molto chiara è in grado di focalizzarsi su alcune sensazioni che normalmente non notiamo nemmeno. Of eh, e ovviamente questo non, non durerà per sempre o non accadrà sempre ma di tanto in tanto so, however, so, uh, it's to be with these ed in ogni caso è importante essere pazienti avere pazienza con queste sensazioni e anche vedere la differenza tra una sensazione e, e anche eh, vedere, notare la differenza tra le sensazioni spiacevoli e la sofferenza che la mente aggiunge a quelle sensazioni spiacevoli. Will say, oh, how long will this last? Eh, per esempio, ah, quanto durerà? Or the poor me, poor me. Oh, povero me, povero me. E uh, un uh, <coughs> kind of adding passato e futuro. Eh, oppure anche l'aggiungere eh, passato e futuro, so being with that moment to moment is a different thing than adding past and future. And just look how the mind adds. Past and e quindi stare nel momento dopo momento è differente rispetto eh, all'aggiungere del passato e del futuro e, e quindi è importante percepire la differenza. Ad esempio l'ultima volta è stato così, la prossima volta sarà mm -hmm. così.

A way of retreating is moving. Um, e un modo può essere quello di Another way of retreating is put your attention elsewhere, where it's less unpleasant. Uh, un altro modo di ritrarsi può essere quello di rivolgere la mente, uh, dove qualcosa che non sia Another way of retreating is to open awareness and to see the whole picture of. Might be so many sounds, and so on. Un altro modo può essere quello di aprire la consapevolezza a, ad altre eh, possibili sensazioni, cose da osservare. Quello che ha detto un meditante dopo essere stato a lungo eh, con il dolore al ginocchio. E Oh, the knee pain part of my, of the eh, a un certo punto il dolore al ginocchio è diventato parte del panorama. E quindi c'era ancora, ma era parte del panorama, e quindi ehm, il meditante poteva starci in pace. Well, at times those pains disappear quickly, at some times they stay quite for a while. Eh, a volte eh, alcuni dolori scompaiono rapidamente, altre volte invece perdurano per un po'. And it's not that you are the better meditator if you can manage it that they pass away quickly. E non significa che eh, siate eh, dei bravi eh, meditanti se quel dolore passa rapidamente. So that's not really under our control. Perché non è sotto il nostro controllo. Another mm, well slight difficulty that sometimes arises for meditators are some kind of fears or feeling of anxiety. Eh, altri tipi di ostacoli che possono sorgere di quando in quando tra i meditanti sono ehm, ehm, alcune forme di, di, di ansia. Kind of eh, L'anticipazione di qualche ehm, pericolo che è solo immaginato. E eh, una sorta di antidoto è eh, lo stare nel presente. Kind of unease, present. E mm, allora ancora si può sentire una sorta di disagio però è nel presente. times can arise when uh, we are kind of in into some e questo può um, talvolta capitare quando nella meditazione ci apriamo a territori sconosciuti mm. because we are going a bit further than what is our, I call it our little world mm. Perché in un qualche modo ci stiamo, um, stiamo andando un pochino più avanti rispetto a quello che io chiamo il, il nostro piccolo mondo. E il nostro piccolo mondo è quello di cui, eh, generalmente, eh, su cui generalmente pensiamo. My plans, my worries, my problems. Uh, quindi um, uh, i, i miei problemi le mie paure i miei pensieri, and uh, I am the center of that, e io sono il centro di quel mondo okay. so thoughts. E, e quindi pensieri. If kind of uh, no thoughts but not getting caught by the content, open into experience that Goes e quindi, se conosciamo il eh, processo del pensare e non siamo eh, presi dal, dai pensieri di per sé, dal loro contenuto, possiamo andare oltre il pensare. E per molte persone il pensare è una sorta di luogo sicuro. luogo è eh, un luogo ben conosciuto like when uh, a uh, very accomplished meditator uh, dipam said we are our stories ehm eh, dipam mm -hmm. right? eh, ha detto per esempio noi siamo le nostre storie yeah. and uh, we have our narratives our stories e quindi abbiamo il nostro modo di narrare le nostre storie yeah. so when we go that, e quando riusciamo ad andare oltre a questo uh, beyond the i beyond the me oltre all'io me mm -hmm. there's nothing to be forced but we open up your present and these views open up e mm, non è nulla che debba essere forzato, ma semplicemente una un'apertura. And then the beginning can be a little bit unsettling of uh, what's happening. E all'inizio ci può essere un po' di incertezza eh, del non sapere cosa stia accadendo. Very classic is when meditators report uh, after some days that the there è una, un grande classico è quando eh, i meditanti dopo qualche giorno eh, riportano al colloquio eh, che c'è il, il respirare eh, ma non c'è qualcuno che respira yeah. and then certain anxiety comes over oh, <laughs> e quindi c'è quella quella sorta di ansietà eh, che porta a chiedersi ma dove sono io? Or another person would report oh, I'm used to think a lot but suddenly there were no thoughts and then I got uh, really uh, anxious who am I without thinking Oppure eh, qualcun altro ha riportato di essere continuamente abituata a pensare e di aver avuto un momento in cui non c'era eh, pensiero e, e in quel momento di essersi domandato: Ma allora dove sono io? Che so non penso. Sometimes we kind of open into unknown territory and we kind of shrink back, but then maybe the next time we're a bit more coraggious and can stay with that a little bit longer. E quindi, quando ci apriamo a questi territori inesplorati, magari eh, in un primo momento arretreremo eh, spaventati, ma poi le volte successive avremo sempre più coraggio, difficoltà che può have. Un'altra difficoltà che può sorgere è quella legata all'aspettativa. I mean, we do have expectations, usually. E eh, certamente eh, noi normalmente abbiamo delle aspettative. But if they are all the time in the foreground, it can be difficult. Ma eh, se, eh, se arrivano in primo piano eh, ci possono essere delle difficoltà. For example, to a one had. Per esempio eh, voler ripetere un'esperienza che abbiamo avuto. Mm. So usually we detect that we have expectation cling to expectation when there is this kind of Suffering because we are not really uh, <coughs> satisfied. Eh, possiamo eh, rintracciare e notare che eh, c'è mm, questo senso di aspettativa, eh, quando c'è eh, quella sorta di, di sofferenza. Mm -hmm. So, can we know that there is expectation and then open to whatever <coughs> is there? E quindi possiamo riconoscere che c'è dell'aspettativa e, e, e al contempo aprirci a, a ciò che c'è. Nel Dhammapada si dice che la pazienza è il potere di coloro che meditano. Or at least this is a power that grows with meditation. So another difficulty that can arise is if we handle the meditation experience in a wrong way. Eh, Un'altra difficoltà eh, può sorgere eh, quando ehm, ehm, cerchiamo di gestire ehm, l'esperienza di meditazione nel modo sbagliato, Especially if it's so called unusual experience. Eh, soprattutto se si tratta di eh, un'esperienza inusuale. Visions, images, eh, visioni, immagini, luce joy or strong joy eh, gioia eh, una gran, grande excessive gioia excessive faith eh, un eccesso di fede or kind of super mindfulness eh, oppure la super consapevolezza and then we kind of cling to it e, e, e allora in quel caso ci attacchiamo become attached to this phenomena e ci attacchiamo a questi fenomeni. Eh, possiamo identificarci con questi and give it, give a big significance to it. e, e attribuire loro un grande significato. Just came to my mind. <laughs> I, I was meditating in the in United States a long time ago. Allora mi torna in mente questo fatto, stavo meditando negli Stati Uniti m, tanto tempo fa e ho avuto eh, un'esperienza speciale e l'ho riportata all'insegnante. Um, e non mi ricordo nemmeno di che tipo di esperienza si trattasse, l'ho riportata a questa insegnante Sharon um, Salzberg. <laughs> 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 e lei mi ha detto: Guarda, che si tratta di un'esperienza alquanto ordinaria, e ci sono rimasto così male. E e, e l'ho odiata. e Mi sono detto ma non mi piace proprio questa Sharon. Every days. <laughs> <laughs> e, e, e quindi bene che si possa andare da un differente insegnante ogni giorno. Questo è che ricordo di <laughs> e questa è la cosa più importante che ricordo di lei ma è semplicemente un esempio per mostrarvi quanto fossi entusiasta rispetto a quell'esperienza che comunque è sorta e passata quindi qui non date mai too much significance to such experiences. E quindi è importante non dare troppo significato a uh, certe esperienze. You can report them but uh, just uh, <coughs> you don't have to cling to them. Potete riportarle a colloquio, l'importante è non attaccarcisi. There are times <coughs> in the practice where unusual experiences are quite number uh, quite of them and other times not so. eh, quindi ci sono, ehm, ci sono volte in cui ci sono numerose esperienze da eh, riportare altre volte no. But they are not the, the aim of the Ma non sono lo, lo scopo il fine della pratica. in realtà dove la pratica si to is To not to cling to whatever state. Quindi, il punto è il non attaccarsi a ciò che accade. It's the non clinging to what sover, il non attaccarsi a qualsiasi cosa ci sia. Yeah. We might cling to having a lot of details to report. Eh, potremmo attaccarci al fatto di avere eh, tanti dettagli da riportare a colloquio. Oppure ad alcune eh, esperienze piacevoli. Or the Oppure alle esperienze più sottili, fini. Mm. Uh, but it, is, it doesn't mean that we should not cling ma questo non significa che non ci si debba attaccare è semplicemente importante sapere eh, quando e dove ci si attacca questo significa che non possiamo andare con il flusso e anche nella più sottile Uh, and uh, very advanced uh, insights, uh, this clinging still can happen. E, e anche nel più profondo insight, eh, questo attaccamento può ancora accadere. S Sada Upandita would say, at these times when there is a subtle clinging, it is like stitching with a rusty needle. Um, Sai, ad um, eh, descriverebbe utilizzando questa eh, similitudine, eh, questo um, quest attaccamento sottile, eh, cercare di, di fare una cocitura con uh, un ago eh, rusty, arrugginito. Mm -hmm. Mm -hmm. So. Non posso nemmeno, uh, nemmeno immaginarmi come com sia non, non l'ho mai fatto. But uh, it che ci può essere anche una forma molto sottile di attaccamento. Also kind of clinging <laughs> can arise when for those who are well quite into the e l'attaccamento può eh, sorgere anche per chi è già eh, bene addentro al processo. E quindi ad esempio essere consapevoli della eh, natura mutevole dei fenomeni e, e non, non, non è che lo vediate you know it, semplicemente lo, lo sapete mm. lo, lo esperite so, e quindi ciò che um, era solido prima potrebbe non esserlo più or what has been seen as arising and passing is not clear anymore it can be something else e, e ciò che era stato visto come sorgere e passare potrebbe non essere, non es, non essere più chiaro think, oh, well e, e quindi un meditante potrebbe dire oh riuscivo ad osservarlo così bene e adesso non riesco Again, arises, e quindi c'è l'attaccamento rispetto a ciò che può sorgere ma non è più lì yeah. So often when one is kind of like a child that uh, loses her first teeth and gets the second. Mm -hmm. We are going through phases and we lose something and we get something new. E quindi è un po' come essere eh, dei, dei bambini che stanno cambiando i denti mm -hmm. e devono mettere su perdere il, il primo <coughs> e mettere su il secondo. Eh, andiamo attraverso fasi. So here, again, uh, clinging my eyes. quindi ancora qui può And that closes us for what is actually happening now. E, mm, e quindi questo ci porta a chiederci eh, che cosa accadrà ora. Here, uh, the uh, conversation with the teacher can also be helpful because he might uh, say, well... That's That, that's part of e anche in questo caso il colloquio con l'insegnante può essere eh, di aiuto per ehm, trovare in un qualche modo supporto per cose che sono normali nella pratica. So, one difficulty I still want to touch on is una very, very satile fase ver. The meditator's mind has a lot. Allora, un'altra eh, un difficoltà di cui vorrei parlare eh, è una difficoltà eh, alquanto sottile eh, che riguarda il meditante che ha già fatto molte esperienze. Has e, e che, già, eh, e che ha già, mm, è già passato attraverso molte eh, conoscenze di insight. Ha raggiunto una certa. kind of equanimity toward whatever is arising, because one knows deeply its nature. E ha raggiunto già un certo grado, un certo livello di equanimità ehm, rispetto a molti fenomeni, avendone conosciuto la natura. There's is a discorso, un Dhamma discorso by the Buddha, che is kind of mm, uh, speaking specially to such practitioners e c'è questo discorso del Buddha che ehm, tratta appunto di questo tipo di praticanti, di meditanti it, it e lo, lo riassumerò brevemente se no andiamo troppo But oltre un lavoro molto sottile che è fatto e lo con goldsmith eh, quindi è un uh, lavoro sottile di equilibrio e di bilanciamento. Che viene comparato a, gold? Ah, eh, a un Orafo, yeah, and the Goldsmith, l'orafo well, eh, che, eh, che di solito lavora su cose molto piccole, minute yeah, and it has to heat it up. E ha bisogno, per esempio, di riscaldarle. Up, Perché um, eh, quando, quando sono riscaldate, non so, l'orecchino, eh, l'anello, eh, sono più maneggiabili, malleabili. E poi il Buddha dice: a volte il goldsmith, quando sta lavorando questo gold, a volte lo può su. E, e, e il Buddha appunto dice eh, che nel momento in cui l'orafo eh, sta lavorando eh, que, questo metallo dopo averlo riscaldato, di tanto in tanto ci soffia sopra. E altre volte ehm, ci spruzzerà un pochino d'acqua sopra. And at times he would. simply examine it closely. E altre volte semplicemente lo esaminerà più da vicino. And he compares that with the work uh, of the uh, mind when it is quite subtle, clear, concentrated, equanimous. E compara questo lavoro dell'orafo a una mente sottile, chiara eh, e con equanimità. If such a meditator, says, is uh, only uh, attending to concentrating the mind. E se questo tipo eh, di meditante. Eh, Um, si, si, si preoccupa solo di avere una mente concentrata, then the mind would tend to laziness, allora la mente tenderà um, al, um, pigrizia. alla pigrizia Grazie. If the meditator is only attending to kind of uplifting the energy. Se il meditante invece tenderà solo a um, um, mantenere alta l'energia not ma, not to maintain but to kind of uplift it. Aumentare la l'energia. Yeah. Or if the meditator would only attend mm -hmm. to maintaining equanimity oppure se tenderà eh, solo a mantenere l'equanimità quaenimità Oh sorry, first if he would only tend to uplift energy the mind would get restless. Quindi eh, se il meditante tenderà solamente a eh, eh, ad aumentare l'energia la mente tenderà l'irequietezza. If he's only attending to equanimity the uh, his the, The mind would not be rightly concentrated. Se il meditante tenderà maggiormente all'equanimità, um, um, the mind. Sorry, uh, again. okay. So if, uh, if it's only on equanimity, mm -hmm. the mind would not be rightly concentrated for the ending of formations. La mente non sarà um, correttamente concentrata per la cessazione della f delle formazioni. Ok, quindi solo l'equanimità è un kind po' of come like se looking on precisamente, ma ancora non couldn't be abbastanza. Quindi, solo l'equanimità eh, porterebbe a osservare con eh, estrema precisione e quello sarebbe abbastanza. It's to also the eh, scusate, prima era e quello non sarebbe abbastanza. It's to the eh, eh, a volte è necessario eh, aumentare l'energia. And sometimes it's necessary to. Uh, be aware of really really uh, continuous concentration. E altre volte è necessario um, essere consapevoli di um, una, una continua concentrazione. So, this is a kind of very very sottil work that is. E quindi si tratta di un lavoro molto sottile che la mente deve fare. A volte un meditante può stare seduto anche per due o tre ore, ma tuttavia è ancora da fare quel lavoro sottile. Just leaning slightly toward laziness. That means there's maybe too much concentration but too little interest. Um, e quindi um, l'andare verso um, la pregrizia in realtà potrebbe essere che c'è mancanza di interesse. Mm -hmm. Or the mind is so equanimous that at some point this equanimity is slightly slanting into uh di not, be, not being interestato. E altrettanto eh, ci potrebbe essere eh, un certo livello di equanimità che, però, in realtà porta verso la mancanza di interesse. e oh, and then uh, 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 thoughts are slipping in, and it's kind of a passive equanimity, which is not really equanimity. Um, oppure um, possono um, esserci dei pensieri dormienti, e, um, e questo potrebbe essere confuso come equanimità. Okay, anyway, so uh, that might uh, that, that's enough for the day, quindi this o that was also per te. <laughs> Allora, eh, ci fermiamo qui, abbastanza per oggi e la speranza è che qua e là ci sia qualcosa che sia stato utile per tutti. Ok, lasciamo che uh, sit for un minuto in silenzio. Eh,